Quindi parte a servire la squadra di casa con Kuznetsova. Spinge Kuznetsova, riceve bene Busto. Primo pallone toccato da Maier, non va il primo attacco, poi ci prova con una palla spinta a Busto, niente da fare, arriva dalla seconda linea l'attacco di Cuneo vincente, proprio con Kuznetsova. Forte Mingardi in difficoltà, Kuznetsova deve alzare spirito col bagger, la palla è buona per De Gradi che trova il tocco del muro. Ancora De Gradi a servizio, questa volta la palla in mano a Signorile che cerca una palla veloce per Stufi. Ungureanu è di diverso avviso, le chiude la porta in faccia. 29-28, palla set, va Squarcini. La riceve male Ungureanu, la palla torna nel campo di Cuneo e Stufi mette giù lo slash più importante di questo primo parziale. 30-28, Bosca San Bernardo, Cuneo si porta sull'1-0. Ancora Giovanini in ricezione, De Gradi per chiudere il set, ancora un gran muro di Olivotto, la palla però rimane in campo, Gichele cerca un tocco morbido, ci arriva Zannoni in tuffo, Maier alza per Mingardi, Mingardi murata, nuova palla buona per Busto, Maier cerca questa volta Gray, un'altra rigiocata, ancora Maier, ancora per Gray, ci arriva De Gradi ma la palla è out, Alexa Gray. Filotto incredibile con Maier al servizio. Ancora Gichela all'attacco questa volta, fermata da Ungureanu. Alexa Gray in diagonale, spirito tiene anche questa, deve attaccare De Gradi, il muro la ferma lì, ci arriva Squarcini, poi spirito a cercare Gichela dall'altra parte, il muro tocca, Ungureanu tiene viva, Maier cerca Mingardi, tocco del muro, mani out, Camilla Mingardi rimette tutto in parità, 1-1 tra Cuneo e Busto. Zannoni riceve l'attacco di Mingardi, murata, muro a uno di Squarcini. Allora ancora Ungureanu in battuta, riceve spirito, Signorile, arriva Gichel di prepotenza, Zannoni in mano a Gray che cerca Mingardi, che palla di Mingardi da mantenere. Zanette al servizio, riceve non benissimo Busto, deve alzare il bagger Stevanovic, Gray vince una sfida muro per la rigiocata, Zannoni a cercare Mingardi che cerca una palla morbida, ci arrivano le ragazze di Cuneo, poi attacca dalla distanza l'olandese, poi spirito, gran difesa, ancora palazzata da Mary Jasper a cercare l'attacco forte di Giovannini, fermata, allora anche Gray fermata, la palla torna nel campo di Cuneo, c'è tanta confusione e alla fine la palla cade. Con la Squarcini prova a spingere, ci arriva Gray, l'attacco di Mingardi, in qualche modo Cuneo lo tiene in vita, nuova occasione per Busto, Maier sceglie di andare da Gray, Gray attacca, un'altra super difesa di Cuneo, poi ancora Gray, per la seconda volta Gray pronta ad assottigliare il vantaggio di Cuneo. Palla che spiove, Giovannini la tiene, deve alzarla, spirito, arriva Zanette, completamente in un'altra dimensione in questo momento Zanette. In difficoltà Giovannini, deve alzare difficilmente a Grifoglio, Zanette prova a chiudere anche questa, Maier difende, Zannoni a cercare Mingardi, Mingardi cerca le mani del muro, non le trova questa volta. 9-10 il punteggio, un punto da recuperare per Cuneo, ci prova con De Gradi al servizio, prova a spingere al numero 2, Ungureanu nell'altro campo, vediamo come sfrutta l'occasione Cuneo con Zanette, Elisa Zanette. Palla che spiove, ricevuta da Jasper, a Grifoglio per Stufi che va col tocco morbido, la palla è caduta per terra e quindi Federica Stufi. Continui ribaltamenti di fronte, adesso potrebbe chiudersi sul servizio dell'olandese, riceve Ungureanu, palla in mano a Maier che cerca Mingardi, la difesa di Jasper, a Grifoglio, cerca Zanette, Elisa Zanette, la chiude lei, 15-13, la Bosca San Bernardo Cuneo.